Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Green Box Animali. Come sapete, questa è una trasmissione dal cuore green che si vuole battere per il nostro ambiente e soprattutto per gli animali. Una trasmissione che vuole dimostrare cosa accade negli allevamenti intensivi, perché noi siamo abituati a trovare sulle nostre tavole, nei supermercati, carne, pesce, latte, uova, prodotti che derivano o erano animali. Quello che vogliamo cercare di fare con voi è trovare questo collegamento tra l'alimento che troviamo già pronto da consumare e quella che era in realtà una vita. Lo facciamo grazie ad un'associazione molto, molto importante che si sta battendo per i diritti animali. Come sapete, l'associazione Essere Animali, qui in studio con me è responsabile delle campagne Claudio Pomo. Ciao Claudio. Ciao Natalie. Allora, siamo pronti per iniziare questa nuova puntata. Lo facciamo tornando nuovamente a parlare dei pesci. I pesci, questi animali che purtroppo in pochi si battono per dare a loro una dignità, per dimostrare la loro sofferenza. E voi l'avete fatto tramite un'indagine, avete mostrato quello che accade negli allevamenti intensivi di pesci, perché sì, anche il pesce viene allevato. Sì, la scorsa puntata è stata dedicata molto a questo argomento con appunto una discussione su questa indagine che abbiamo condotto per quasi 2 anni all'interno degli allevamenti italiani di piscicoltura, quindi gli allevamenti intensivi di pesci. Come dicevi, appunto, la maggior parte delle persone non si immaginano che in realtà la stragrande maggioranza ormai del pesce che si trova nel mercato viene da allevamenti e non più dal mare. Questo perché, come sappiamo tutti, i mari sono sempre più poveri e quindi ci sono sempre meno pesci, questo per sovrasfruttamento dovuto alla pesca intensiva, e quindi si è dovuto correre ai ripari creando appunto delle vasche che siano nel mare o che siano sulla terraferma, dove gli animali vengono allevati allo stesso modo e con le stesse pratiche, tecniche e idee dell'allevamento intensivo degli animali terrestri. In molti si pensano tuttora che il pesce non possa provare dolore, non abbia emozioni. Cosa avete documentato? Ma in realtà la scienza ormai l'ha provato da più di 10 anni che i pesci sono capaci di provare dolore, e non solo, ha provato che i pesci possono avere emozioni, sono animali socievoli, sociali, che vivono in branco, che comunicano tra loro. Siamo noi che ne siamo incapaci di comprendere il loro linguaggio, la loro comunicazione, ma sono degli animali anche estremamente intelligenti, capaci di risolvere dei labirinti, degli esercizi, dei problemi, quelli che vediamo come giochi di abilità per i cani, magari nell'agility. I pesci, in maniera ovviamente diversa, sono capaci di risolverli allo stesso modo, quindi sono animali anche molto intelligenti, e bisogna sfatare anche il luogo comune che i pesci non hanno memoria, e invece in realtà sono animali capaci di ricordarsi con esattezza dei luoghi che hanno visitato anche diverso tempo prima. Quindi diciamo che dobbiamo sfatare tantissimi miti e ripensare ai pesci in una maniera completamente diversa. Pensando agli animali, a questi animali in questo modo, è terribile vedere quello che abbiamo documentato, e quindi l'agonia di pesci lasciati morire senza nemmeno uno stordimento, lasciati lì per decine di minuti in asfissia. Quindi pensiamo se questo accadesse a dei maiali, a delle mucche, se la pratica comune negli allevamenti fosse annegarli e lasciarli morire di asfissia. È una pratica veramente terribile, che denota proprio un disprezzo totale per la vita di questi animali, che vengono gettati, lanciati, trattati come degli oggetti, perché soprattutto a monte c'è un problema, che questi animali non hanno diritti, quindi non esiste nemmeno il concetto di maltrattamento sui pesci, e questo l'abbiamo provato noi, e lo hanno testimoniato anche altre realtà, altre associazioni che hanno condotto in questo mese delle indagini in altre parti d'Europa. Ecco, perché diciamo che tantissima gente ha iniziato a scioccarsi di fronte a quello che accade negli allevamenti intensivi di animali terrestri, come possono essere mucche, maiali, galline, conigli, però in pochi veramente hanno pensato a cosa accade a questi animali, che forse, come dicevi tu, il loro trattamento è ancora più violento, ancora più cruento. Sì, sicuramente è un trattamento che ha ancora minor rispetto della loro etologia, della loro sensibilità e capacità di soffrire. Quindi, come dicevo, vengono proprio lanciati, lasciati in terra. Se casca un pesce, se casca una gallina, un pollo, un coniglio da un camion, subito qualcuno lo va a prendere, a raccattare. Qui, se casca un animale,
c'è il disinteresse totale, ci camminano accanto, li calpestano, quindi è proprio un concetto alla base. Etichettati di... ancora vivi. Sì, abbiamo notato, appunto, abbiamo potuto documentare animali che vengono etichettati, legati con fili passati all'interno del corpo, quindi pratiche estremamente dolorose. Ma pratiche illegali o pratiche legali. Legali, purtroppo legali, perché quindi non esiste, possono fare, perché non esiste una tutela di questi animali rispetto a quello che è appunto un maltrattamento. Se per altri animali esistono dei minimi requisiti e quindi comunque, per quanto pochi, all'interno di un macello, di un allevamento intensivo, però ci sono delle tutele, per questi non esistono. Per la nostra campagna si chiama Anche i pesci, proprio perché vorremmo che anche i pesci avessero diritti. Ovviamente vorremmo che tutti gli animali ne avessero molti, molti di più rispetto a quelli che hanno adesso, però comunque è ora di iniziare a considerare i pesci alla pari degli altri animali, e questo per noi comunque è un passaggio fondamentale, importante, e un passaggio anche epocale, perché comunque dovremmo, quando accadrà, avremo elevato l'ultimo tra gli ultimi degli animali comunque allo stesso livello degli altri. Ci sono altre associazioni quindi che hanno documentato le condizioni di questi animali? Sì, la nostra era stata la prima indagine in Europa e, come avevamo riportato, era stata diffusa anche da alcuni media internazionali, perché proprio le immagini, al di là dell'essere forti e interessanti, erano le prime che documentavano questo settore. In questo mese siamo stati molto felici di vedere che altre associazioni stavano lavorando su questo tema, su questo settore, hanno diffuso delle nuove indagini. Tra queste, l'ultima in ordine di tempo è quella dell'associazione francese, detta all'italiana L214, che è un nome con un numero perché è il numero della legge francese sulla tutela degli animali, e questa associazione ha diffuso un nuovo video girato all'interno della più grande azienda di allevamento di trote, non solo della Francia ma di tutta Europa, un'azienda che ha 2 macelli e decine di allevamenti, quindi diciamo è una investigazione più specifica, ma che mostra una problematica seria per gli animali. Anche qui sono stati documentati sovraffollamento, vasche con acque veramente sporche, lo possiamo vedere dopo nel video, è una situazione al momento dell'uccisione anche qui di disinteresse verso gli animali, maltrattamenti. E in questo caso in realtà l'uccisione, quindi il momento della macellazione, arrivava con una forma di stordimento, che è quello con l'acqua con CO2, che però la stessa Unione Europea ha definito una forma di stordimento assolutamente inadatta, perché sì, irrigidisce l'animale, dà l'idea, vedendo dall'esterno, che l'animale sia stordito, ma l'animale è ancora capace di provare dolore, e quindi è una forma non adatta assolutamente. Il video non è in italiano, giusto Claudio? No, è in francese. Si può comunque capire e poi dopo lo commenteremo, sì, insieme. Comunque è abbastanza breve, per cui... Adesso lo guardiamo e poi lo commentiamo. Le problème, c'est que là, je fais partie d'un groupe. Ouais. Et la communication est contrôlée. Apparemment, la production de truites, c'est pas du tout transparent comme filière. Super transparent. Il y a, nous, on publie une vidéo. Ça ne fume pas, non. D'accord. Sujet un peu sensible. Nous allons vous montrer ce que le groupe Aqualand ne veut pas que vous voyez. Aqualand est le leader français de la production de truites. 3 truites fumées sur 4 sortent de cette usine. Le groupe est connu notamment par ses marques Ovive et Landvika. Il fournit aussi de nombreuses marques distributeurs et la marque Laberry. Nous nous sommes rendus dans le sud-ouest où nous avons enquêté dans plusieurs piscicultures et à l'abattoir d'Aqualand. Comme la majorité des autres animaux, les poissons sont élevés de manière intensive. Les truites de cette pisciculture sont des truites triploïdes, ayant subi une modification génétique. Elles passent plus de 2 ans enfermées dans ces bassins en béton. Elles n'auront jamais connu les rivières, la liberté. Elles survivent entassées les unes contre les autres. Vous sortez combien de tonnes par an? 500 tonnes. Ouais, on a une autorisation de 400. C'est pas tout pareil. Ah ouais. Tout le monde produit un peu plus, quoi. Ces conditions d'élevage intensives auxquelles sont soumises les truites conduisent immanquablement à un fort degré de stress, à des blessures et à des maladies. En raison de cette surpopulation, les poissons ont du mal à respirer. Elle a plus vraiment assez d'oxygène comme celle-là, tu vois, devant moi. C'est juste parce qu'elle doit avoir une maladie, des parasites. Nombreux sont ceux qui n'y résistent pas. Parce qu'elles grossissent plus vite,
les éleveurs ne font naître que des femelles stériles. En élevage standard, les centres de reproduction transforment les femelles en néomâles, en nourrissant les alevins avec des hormones stéroïdiennes. Non, c'est des populations sans sous-sentiment. Alors, comment on fait ça? On prend un lot d'alevins, de jeunes truites. Sur les trois premières semaines d'alimentation, on les nourrit avec un aliment dans lequel on va mettre de la méthyltestostérone. Et donc, sous l'action de la testostérone, l'ovaire va se changer en testicule. Il n'y a pas de mal. D'ailleurs, ces mâles, après, ils sont sacrifiés direction poubelle. La vie misérable des truites s'achève à l'abattoir. Elles sont violemment déchargées. Elles se débattent, suffoquent. Mais malgré tous leurs efforts, elles glissent vers un bac d'eau saturé en CO2 où elles vont s'asphyxier. Destiné à les étourdir, le dioxyde de carbone crée des réactions douloureuses chez le poisson. Les poissons sont immobilisés, mais ne perdent conscience qu'au bout de plusieurs minutes. Ils sont pourtant rapidement saignés, éviscérés et découpés. Claudio, immagini molto, molto chiare. Hai voglia di spiegarci quello che appunto la giornalista o comunque colei che ha condotto l'indagine voleva appunto dimostrare? Ma innanzitutto un dato importante rispetto a questa azienda che è leader, come dicevo prima, in Francia. Uno dei primi dati che si vedono nel video, su quattro trote vendute in Francia, tre vengono da questa azienda, quindi ha il 75% del mercato, per dire che comunque è l'azienda più all'avanguardia, la più grande, quindi non stiamo parlando di un piccolo allevamento amatoriale, ma appunto dei leader non solo francesi, come dicevo, europei. Abbiamo visto le acque completamente, le immagini subacquee erano veramente interessanti perché danno l'idea di questo sovraffollamento dove i pesci vivono ammassati uno contro l'altro e si muovono continuamente scontrandosi, quindi diciamo la loro vita è una vita veramente terribile. E poi c'è altre scene abbastanza interessanti rispetto alla, simile anche a quelle che abbiamo documentato noi, quelle dello scarico dal camion per arrivare allo posto di macellazione, dove appunto passavano in una vasca piena di CO2 e poi abbiamo visto uscire i pesci rigidi, però come diceva sia la voce, poi comunque come provano anche gli ultimi dossier dell'Unione Europea, escono animali rigidi da quella vasca ma non incoscienti e quindi sono ancora coscienti, semplicemente paralizzati. E questo è una grossa problematica perché poi non parliamo del caso di uno, due, tre animali, ma parliamo veramente di centinaia e centinaia di milioni di animali che ogni anno muoiono in questo modo, in questa azienda. Con uno stordimento inefficace, in Italia con nessuno stordimento, come abbiamo documentato noi. Questa associazione appunto ha documentato la situazione in questo allevamento appunto della Francia. Voi avete lavorato principalmente sull'Italia, giusto? Ma ovviamente sotto copertura, perché le porte non sono poi così aperte. Sì, abbiamo visto anche in questo video. Anche in questo video le riprese sono quasi tutte con telecamera nascosta e inizia con alcune dichiarazioni anche fatte ovviamente da lavoratori o proprietari degli allevamenti visitati. Anche qui c'erano delle frasi che si contraddicevano, dove dicevano no, questa è un'industria dove siamo aperti, mostriamo i video, facciamo vedere, non nascondiamo nulla, e poi altre frasi dove dicevano no, non posso parlare perché non posso dire veramente le cose come stanno. Quindi certi settori è ovvio che hanno voglia di far vedere al pubblico quello che è comodo far vedere, e questo l'abbiamo detto più volte rispetto agli allevamenti intensivi, alla produzione animale, che l'immagine data dalla pubblicità o da servizi televisivi studiati dove si sa che arriva la troupe e quindi si pulisce tutto e si fa trovare tutto lindo, non è l'immagine poi che si trova quando entriamo di nascosto o comunque senza preavviso. E entrare in sottocopertura è l'unico modo per vedere veramente come vengono trattati gli animali quotidianamente senza che nessuno si sappia che qualcuno sta guardando. Sicuramente il pesce, dopo anche la dichiarazione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, appunto riguardante alle carni rosse e agli insaccati, appunto pericolosi per la salute umana, sicuramente tante persone si sono spostate su carni bianche
ma anche e soprattutto sul pesce. Sì, purtroppo il consumo di carne rossa in Italia è in diminuzione, purtroppo non è questo, il purtroppo è che è in aumento il consumo di carne di pollo e di pesce, quindi se per alcuni animali sta andando molto meglio perché vuoi per questioni di salute, ma anche come dicevi te prima, per l'empatia che le persone comunque stanno iniziando a provare verso maiali, mucche, comunque animali con cui ci si relaziona anche più facilmente, si può incrociare uno sguardo, anche le immagini sono forti, rispetto al pesce o al pollo la sensibilità è ancora molto bassa. Però la cosa positiva che possiamo dire è che alcuni sondaggi condotti recentemente in tutta Europa, anche in Italia, hanno portato dei numeri molto positivi. La maggior parte degli italiani pensa che il pesce meriti lo stesso diritto, lo stesso trattamento degli altri animali e pensa anche che sia necessario dare loro acque pulite, dare loro metodi di stordimento efficaci, dare loro comunque una vita migliore. E quindi diciamo anche per i pesci c'è una sensibilità diciamo in aumento. Tutto sta anche a trasformare questa sensibilità in delle scelte. Il nostro messaggio è quello di iniziare a pensare a delle alternative al pesce che possono essere vegetali. Ma quindi la maggior parte del pesce che noi troviamo sulle nostre tavole, che possiamo trovare al supermercato, deriva da allevamenti intensivi? Sì, ormai adesso dal 2013 l'ultimo dato che è stato pubblicato è stato superato per la prima volta il pescato e il 51% del pesce nel mercato viene da allevamenti. Dal 2013 a oggi probabilmente è già aumentato, per il 2020 si prevedeva in Europa, questi sono dati europei, il 60% da allevamenti e il 40% dal mare, e crescerà sempre di più perché dal mare arriverà sempre meno pesce. Vediamo diverse tipologie anche di allevamento, perché abbiamo gli allevamenti, quelli diciamo, aiutami tu che sei più preparato, direttamente in acqua, in mare, e allevamenti a terra, come vediamo in questo caso. Sì, ovviamente dipende dalla specie, perché ci sono specie d'acqua dolce, d'acqua salata, ma anche quelle di acqua salata possono essere allevate a terra in una vasca con l'acqua salata. Prevalentemente si fa l'allevamento di specie marine, quindi d'acqua salata nel mare con queste vasche, queste gabbie di rete, sono visibili anche lungo la costa italiana, insomma diciamo in Liguria sono abbastanza visibili dai promontori, in alcune zone queste grosse vasche si vedono dei cerchi nel mare, questi sono allevamenti intensivi di pesci, poi da sopra vediamo solo un cerchio, sotto si estende per decine di metri e l'affollamento è simile a quello che abbiamo visto prima in quelle immagini, mentre invece l'allevamento in acqua a terra è fatto da vasche dove appunto gli animali vengono tenuti lì, vasche di cemento prevalentemente. L'allevamento intensivo è inquinante? Certo, come tutte le tipologie di allevamento intensivo, basta pensare al fatto che comunque ci sono centinaia di migliaia di individui, che sia una specie o un'altra, concentrati, e quindi sia le deiezioni o i farmaci che prendono, insomma comunque si va ad inquinare sia nel mare che poi anche nelle vasche, quindi con i reflui che vanno nei corsi d'acqua o sui terreni. Allora Claudio, anche l'altra volta abbiamo dato un video di Silvia Goggi, appunto una dottoressa nutrizionista, ovviamente che tratta alimentazione vegana. L'altra volta abbiamo parlato di ferro, questa volta parliamo di proteine. Ovviamente la prima preoccupazione per chi decide di dirottare la propria dieta verso un'alimentazione vegetale è da dove appunto prendere le proteine. Adesso capiremo insieme alla dottoressa Silvia Goggi da dove poter prendere queste proteine e riuscire a vivere bene in salute senza ferire nessun altro essere vivente. Oggi sfatiamo il mito secondo il quale le proteine vegetali sarebbero incomplete, ovvero uno dei miti più diffusi riguardo l'alimentazione vegana è che le proteine vegetali non abbiano tutti gli amminoacidi necessari. In realtà gli amminoacidi, che sono diciamo come le lettere dell'alfabeto che poi compongono le proteine, sono tutti eventi presenti negli alimenti vegetali ed è quindi impossibile non venirne a contatto se si consuma un'ampia varietà di alimenti vegetali. Non è nemmeno vincolante consumare, per esempio,
cereali e legumi nello stesso pasto, perché l'unica cosa diciamo da rispettare è quella di rispettare il proprio fabbisogno calorico e quindi soddisfarlo nel corso della giornata mangiando un'ampia varietà di alimenti di origine vegetale quanto più diversi tra loro possibile, e quindi cereali integrali, legumi, frutta secca, semi oleosi, verdura e frutta saranno assolutamente in grado di soddisfare il fabbisogno proteico. Vi dirò una cosa in più: gli amminoacidi, che sono i costituenti delle proteine, non vengono dagli animali ma vengono dalle piante, che sono l'unico sistema biologico in grado di produrre gli amminoacidi fissando l'azoto del terreno. E quindi le proteine, alla fine dei conti, o vengono dalle piante o vengono mangiando animali che a loro volta hanno mangiato le piante. E quindi diciamo che per la salute, per l'ambiente e per la salvaguardia degli animali è assolutamente più ragionevole prendere le proteine direttamente dagli alimenti vegetali. Breve ma chiarissima, quindi si può vivere bene anche con una dieta a base vegetale. Proprio per rimanere in tema culinario, dato che ci avviciniamo al Natale, adesso vogliamo proporvi una deliziosa crema da accompagnare al panettone. Ciao, sono Stefano Broccoli, titolare di una delle pasticcerie vegane più grosse d'Italia. Ci occupiamo solo unicamente di pasticceria vegana al 100% e lo facciamo soprattutto per motivi etici. Volevo suggerirvi per quest'anno una ricetta d'accompagnamento per i vostri dolci natalizi, una ricetta molto facile che può rendere ancora più golosa tutte quante le vostre preparazioni. Ecco, una ricetta veloce e semplice da accompagnare al panettone, ma anche il panettone deve essere veg, e per questo ci siete voi che ogni anno proponete questi panettoni vegani, ovviamente che aiutano anche la vostra associazione. Certo, non siamo produttori di panettoni, ma li rivendiamo come raccolta fondi natalizia, insieme ad altri gadget, possibilità di regali, quelli che comunque tante associazioni promuovono nel periodo natalizio, e il panettone è uno dei must che ogni anno abbiamo e ci è offerto con, ringraziamo l'azienda ProBios, che è un'azienda vegetariana con una grossa linea vegana, e è un panettone buonissimo, testato. Vero. L'abbiamo testato anche noi, facciamo il controllo ogni anno perché ovviamente scherzosamente dobbiamo fare il controllo qualità, ma è veramente buono. E comunque comprandolo dal nostro shop, dal sito esseranimali.org, il panettone regali, comunque si va ad aiutare le nostre indagini, le nostre campagne e tutte le attività in difesa degli animali. Quindi un regalo che fa bene due volte. Ecco, perché essere vegani, mangiare vegano non vuol dire mangiare senza gusto, anzi l'abbiamo detto più volte. Io in prima persona ho assaggiato questo panettone, è veramente buonissimo, non si sente differenza tra quello vegano e non vegano, quindi ve lo consiglio caldamente. Qui abbiamo anche qualche altro pensierino come regali di Natale, ovviamente pensierini che aiutano sempre la vostra associazione. Sì, comunque dalla tazza, i biglietti d'auguri, anche i grembiuli, insomma comunque abbiamo un po' di gadget che sono simpatici, anche con dei messaggi, chi volesse può aiutarci in questo modo, ed è un modo simpatico per aiutare gli animali. Assolutamente sì, tra l'altro lo ricordiamo che la vostra associazione è proprio caratterizzata da queste indagini all'interno degli allevamenti intensivi, indagini che hanno un costo, Claudio.
Certo, ovviamente dalle attrezzature tecniche agli spostamenti, perché comunque delle volte si va in giro per tutta Italia o anche all'estero, e poi comunque soprattutto le indagini che stiamo facendo adesso sotto copertura con persone infiltrate negli allevamenti hanno un costo molto alto, anche perché ci sono persone che decidono di trasferirsi dall'altra parte d'Italia per settimane, possono essere anche mesi, e quindi bisogna provvedere a vitto e alloggio per queste persone che fanno questo lavoro veramente duro ma importantissimo. Adesso ci lasciamo per qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi per la seconda parte di Green Box Animali, dove parleremo di un'altra indagine sempre di esseri animali legata ai circhi con animali. Bentornati in studio qui con noi. Come vi avevo detto, adesso ci concentriamo su un'altra indagine, una nuova indagine legata ai circhi con animali, Claudio. Queste immagini che abbiamo diffuso a novembre sono state raccolte nell'ultimo anno e mezzo da nostri attivisti e volontari all'interno di vari circhi italiani, e le abbiamo diffuse adesso perché c'è una situazione particolare, perché l'Italia si è impegnata a discutere una legge che vada verso la graduale eliminazione degli animali dai circhi. Quindi abbiamo voluto dare, diciamo, un colpo in più, far vedere anche attraverso questo video, che poi è stato diffuso anche da diversi media, abbiamo voluto far vedere la realtà degli animali nei circhi. Ovviamente c'è tutto un altro mondo dietro che non siamo riusciti a filmare e che si può filmare solo se si lavora all'interno, quindi gli addestramenti, il carico degli animali, eventuali maltrattamenti. Quello che abbiamo potuto vedere è la tristezza che questi animali vivono sulla loro pelle giorno dopo giorno all'interno delle gabbie, all'interno dei tendoni. Abbiamo già alcuni animali, alcune immagini di animali che avete registrato in passato, animali tenuti sull'asfalto, ma nel senso basta andare vicino a un circo con animali che le possiamo vedere anche con i nostri occhi. Sì, anche perché quello che abbiamo documentato per la maggior parte è visibile da chiunque voglia avvicinarsi a un circo con un occhio critico. Semplicemente nel critico non vuol dire con una critica a priori, vuol dire analitico, vuol dire guardare gli animali come stanno veramente, e pensare che delle tigri vivano all'interno di uno spazio di pochi metri quadrati, dentro un camion, un container, e soprattutto in un clima che non è assolutamente quello adatto a loro, o gli elefanti appunto quasi sempre, la maggior parte delle volte vivono sull'asfalto, cioè vivono in questi parcheggi, oppure semplicemente hanno queste gabbie intorno, e questi animali poi sviluppano dei movimenti stereotipati perché sono il sintomo proprio di un disagio psicologico. Animali annoiati, stressati, tristi, che ripetono in continuazione lo stesso movimento. Infatti si vede nel video che guarderemo dopo, si vedono gli elefanti che oscillano continuamente la testa, lo vediamo per 30 secondi, ma abbiamo decine di minuti di filmato che testimoniano appunto questo oscillamento continuo. Si vedono le tigri che camminano da una parte all'altra ininterrottamente, e questi sono proprio segni evidenti di disagio, così come animali che mordono le sbarre, che comunque ripetono continuamente lo stesso gesto. Questo tutti gli psicologi, gli etologi ti dicono che è un segno di una problematica evidente. Guardiamo il video, Claudio, sì, e poi lo commentiamo insieme. Thank you.
Quindi gli animali al circo non si divertono. Beh, loro non hanno scelto di andare al circo. Sta a noi scegliere se vogliamo andare a un circo con animali o un circo senza animali. Ovviamente la battaglia qui non è contro i circhi, ma è per un circo futuro, un circo veramente umano che abbia solamente appunto esseri umani con tutte le loro capacità, che siano acrobati, che siano clown, insomma comunque possiamo creare un circo divertente, spettacolare, anche senza trattar male e ridicolizzare questi animali che, come dicevo prima, anche vengono dall'altra parte del mondo e ovviamente generano interesse perché i bambini vogliono vedere l'elefante, vogliono vedere la giraffa ed è comprensibilissimo. E la cosa assurda è che per vedere questo animale bisogna costringerlo a vivere una vita che non è una vita, perché vive su un camion trasportato da una parte all'altra in un clima inadatto e costretto poi a fare dei gesti, dei movimenti, degli esercizi che non sono anche assolutamente naturali. Sicuramente questi animali ti affascinano, è meraviglioso vederli dagli adulti ai bambini. Nonostante questo, comunque, i circhi sono in netta difficoltà. Gli ospiti sono diminuiti tantissimo. Sì, il rapporto Censis e LAV del 2017 ha mostrato come sia il numero di spettacoli e soprattutto il numero di spettatori siano in grande calo. I circhi vanno avanti molto, sì, con il finanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo, quindi dalle nostre tasse, poi quindi il governo dà un finanziamento allo spettacolo e un grosso finanziamento va anche ai circhi, senza fare distinzioni tra circhi con animali e senza animali, questo nonostante ci fosse stata una discussione in Senato qualche anno fa. Adesso è il momento che anche l'Italia si adegui e segua l'esempio di 2/3 dei paesi europei che già hanno fatto una scelta vietando del tutto gli animali o perlomeno vietando l'utilizzo di animali esotici, quindi quelli che non sono diciamo italiani, cavalli, cani eccetera, e quindi è una scelta che hanno fatto la maggior parte dei paesi e che anche l'Italia deve fare assolutamente quanto prima. Come dicevo, c'è una data importante che è il 27 dicembre, entro questa data l'Italia dovrebbe discutere questa legge in Parlamento, soprattutto perché un anno fa è stata presentata una modifica alla quello che è il testo unico sullo spettacolo in Italia, c'è una frase brevissima di 2 righe ma che è impegnativa. L'Italia si impegna a una graduale eliminazione degli animali dagli spettacoli circensi, quindi adesso è ora di discutere il come, il quando e cosa accadrà a questi animali. Ecco, intanto che parlavi, ho visto che dalla regia mi ha mandato un video veramente molto molto bello, vorrei riuscire a vedere qualche immagine dall'inizio, se è possibile, qualche minuto per capire quello che si nasconde appunto dietro al circo. Ecco, vediamo animali percossi. Sì, qua questi movimenti appunto stereotipati. I soliti movimenti e poi qua ovviamente c'è un dietro le quinte che è difficile raccogliere, che è quello appunto degli addestramenti, quindi le percosse, e nonostante i circensi continuano a dire che utilizzano quello che è chiamato il rinforzo positivo, in realtà tutte le volte che sono stati documentati gli addestramenti ci sono scene di violenza, che sia l'uncino, che sia la frusta o delle comunque costrizioni con corde o percosse, quindi certo. Diciamo che costringere una tigre a stare mansueta e alzare le zampe e comportarsi come una marionetta, ovviamente se andiamo nella savana e ci troviamo davanti a una tigre non farà mai questo, c'è un processo che fin dall'infanzia gli viene fatto fare e questa tigre ha paura poi del domatore. Animali che devono anche subire numerosi spostamenti, animali perennemente in viaggio per migliaia di chilometri. Sì, non solo in Italia, anche perché i circhi italiani viaggiano all'estero. Questo non solo per portare quello che è il loro spettacolo all'estero, ma anche per un motivo, come dicevo prima, del finanziamento, perché il Fondo Unico per lo Spettacolo finanzia maggiormente gli spettacoli che vanno all'estero. È un modo per esportare cultura italiana, che sia, possiamo pensare a uno spettacolo di teatro che viene portato all'estero, il governo lo finanzia perché dice stai portando la cultura italiana, allo stesso modo il circo italiano che viaggia viene finanziato di più e quindi questi animali vengono costretti a viaggi anche lunghi, anche in nave, hanno
in altri paesi anche oltre il Mediterraneo, quindi diciamo fanno una vita veramente che non ha nulla di naturale per loro. Animali anche scambiati fra circhi venduti. Sì, è difficile tracciare veramente questi animali, anche perché spesso il domatore ha i suoi animali e se li porta dietro di circo in circo se cambia, insegna, anche perché poi ogni circo, comprensibilmente di anno in anno, cerca anche di variare il proprio spettacolo e non proporre per tutta la vita lo stesso spettacolo, quindi varia anche gli animali. Ci sono anche degli scambi di animali da circhi a zoo, quindi anche negli zoo si trovano animali che venivano utilizzati nei circhi, o viceversa, nei circhi vengono presi animali che erano negli zoo, quindi diciamo è anche difficile avere un numero preciso di animali presenti proprio per questi movimenti. Cosa chiedete quindi a questo punto? Ma noi chiediamo un circo, come dicevo, senza animali. Ovviamente capiamo che, come in tutti i paesi, il divieto deve arrivare anche graduale, perché non si possono eliminare 2000 animali nei circhi italiani dall'oggi al domani e ci vuole un piano di finanziamento anche per la dismissione degli animali, per trovargli uno spazio, per fargli vivere gli ultimi anni della loro vita in una situazione dignitosa, senza più questi viaggi, questi spettacoli. Quindi comunque iniziare da un divieto e poi iniziare però comunque a finanziare questa reintroduzione degli animali, ovviamente non in un ambiente naturale, perché non è possibile rimandarli nell'ambiente naturale, ma comunque in una situazione più idonea possibile. Qui vediamo immagini del Cirque du Soleil, uno dei circhi più importanti, che ovviamente non utilizza animali, quindi lo spettacolo si può fare senza dover sfruttare degli animali. Certo, e appunto il successo del Cirque du Soleil testimonia anche quanto sia possibile e quanto sia anche interessante. Ovviamente è uno spettacolo che ha anche dei fondi, dei finanziamenti diversi, vediamo uno spettacolo su grande scala, il piccolo circo è diverso, però comunque anche i giocolieri hanno ancora il loro fascino per i bambini, dobbiamo semplicemente educare anche i più piccoli al rispetto verso gli animali in questo modo. Abbiamo anche una cartina da vedere insieme dei paesi che a livello europeo hanno già detto basta o comunque stanno facendo una transizione, e devo dire che non sono pochi. Negli ultimi anni sono aumentati, di anno in anno aumentano sempre di più, è molto bello vederlo, è molto triste pensare che da tanti anni che ci impegniamo per gli animali, l'Italia rimane sempre indietro. Quando guardiamo queste cartine non c'è quasi mai tra quelli che vediamo qua sono i colori positivi. Ci sono paesi come quelli che disegnati, colorati di verde, hanno detto no a tutti gli spettacoli con animali, la prima è stata la Grecia, e per quanto uno possa pensare che la Grecia magari ha pochi circhi, però era una delle mete importanti per i circhi italiani, che portavano i loro circhi anche fino in Grecia, e lo stesso vale per Malta, per esempio, che non ha una sua tradizione circense, ma che era uno di quei paesi dove i circhi italiani arrivavano in traghetto portando i loro animali. Quindi diciamo, questi sono i paesi più positivi, che hanno detto no a qualunque animale. Poi ci sono i paesi in giallo, che hanno detto no all'utilizzo di animali esotici, quindi elefanti, giraffe, leoni, tigri, eccetera, e accettano ancora spettacoli con cavalli e cani. E poi altri paesi, che sono quelli in arancione, che hanno varie legislature, diciamo, alcuni vietano l'utilizzo di animali catturati in natura, altri hanno il divieto per specie specifiche, magari c'è chi ha vietato l'utilizzo di primati, chi l'utilizzo di felini. Comunque si vede che una grossa parte dei paesi europei, e tra l'altro dobbiamo aggiungere l'Inghilterra, che ha promesso per il 2020 lo stop dei circhi, non l'abbiamo ancora messo perché non è legge, ma è una promessa fatta, comunque sembra che verrà rispettata, e altri paesi dove si stanno discutendo leggi, quindi a breve questa cartina sarà sempre più colorata e sempre meno grigia. La nostra speranza è di vedere colorata, con uno di questi colori, speriamo il verde, anche l'Italia. Lunedì 10 dicembre sarà la giornata mondiale dei diritti degli animali. Ci sono diverse iniziative vostre a riguardo. Sì, è una giornata importante perché il 10 dicembre è la giornata mondiale dei diritti umani. In realtà è stata in questa data l'ONU nel 1948 ha decretato i diritti umani, quindi il diritto a non essere sfruttati, a non essere imprigionati, a non essere schiavi, a non essere uccisi, diritti basilari delle libertà umane. Da qualche anno, da una ventina d'anni, il movimento animalista ha preso questa data simbolica perché è ora di decretare gli stessi diritti di non essere sfruttati, uccisi e torturati anche per gli animali.
E quindi il 10 dicembre si ricorda questa data in tutto il mondo, le associazioni si muovono, portano in piazza le loro iniziative, le loro istanze. Noi ovviamente abbiamo organizzato iniziative domenica 9 dicembre perché la giornata del 10 cade di lunedì e saremo in piazza a Milano, in piazza Duomo, a Brescia, in centro, in corso Zanardelli e a Bologna vicino alle Due Torri. Quindi diciamo nel centro di tre città importanti italiane porteremo un messaggio di speranza per gli animali e una richiesta per i loro diritti, perché comunque se ci pensiamo ad alcuni animali abbiamo già iniziato a darli, pensiamo ai cani, ai gatti che comunque in teoria per la maggior parte hanno questi diritti, poi si esula un po' quando questi animali finiscono in laboratori di ricerca, non li hanno più, però il cane e il gatto che vivono con noi hanno il diritto a non essere torturati, sfruttati, uccisi, maltrattati. Altri animali ancora sono confinati nell'idea che sono animali che servono per qualcosa, servono per mangiarli, servono per fare spettacoli, servono per fare pellicce, per fare pelle, eccetera. È ora di rimuovere questo per e farli diventare semplicemente degli animali con tutti i loro diritti, la loro dignità e la voglia di vivere. Abbiamo, come sapete, l'angolo delle buone notizie. Iniziamo dall'Inghilterra, se non sbaglio, dove nei macelli nessuno ci vuole più lavorare, mancano proprio gli addetti. Sì, sembra ci siano 10.000 posti vacanti che non riescono a riempire, non sono pochi, si parla del 10-15% di posti lavoro nei macelli inglesi che sono vuoti, non riescono a coprire, e questo soprattutto è uscito in queste settimane sui media inglesi perché è un periodo ovviamente di grande richiesta per le feste natalizie, anche di carne, quindi prodotti di origine animale, e c'è il timore che non possano arrivare abbastanza prodotti sugli scaffali dei supermercati. Negli ultimi anni c'è stato in Inghilterra, diciamo, il calo di lavoratori nei macelli. Questi ultimi dati sono veramente impressionanti. Ci sono vari fattori, un fattore anche economico, ne hanno parlato collegato forse alla Brexit, però c'è anche il fattore psicologico. Comunque, come abbiamo già detto più volte, nei macelli la maggior parte delle persone, se non diciamo disperate o comunque con l'acqua alla gola, non ci vuole lavorare perché è un lavoro faticoso, pericoloso, perché ha un alto tasso di comunque infortuni, incidenti, certo, e incidenti, ed è un lavoro che è stressante e che crea dei gravi problemi psicologici collegati a anche poi violenze domestiche, abuso di alcol, abuso anche di droghe, eccetera, perché è un lavoro che ti costringe dalla mattina alla sera a uccidere esseri viventi e quindi poi porta, come molti psicologi stanno studiando, a dei problemi che sono evidenti e sempre meno persone poi ci vogliono lavorare. Ecco, tra l'altro mi fa venire in mente che il 13 e 14 della prossima settimana ci sarà proprio una veglia organizzata da questo movimento che poi avremo anche nei nostri studi, che è The Save Movement, dove appunto questi ragazzi, questi volontari si appostano davanti al macello, davanti al mattatoio, per fermare i camion, documentare le condizioni in cui questi animali arrivano al macello e soprattutto documentare le emozioni, per quanto possibile attraverso un video, di questi animali, animali davvero distrutti da una vita pesantissima, distrutti da un viaggio, e poi sicuramente molti di loro capiscono già quello che sta per succedere. Sono momenti davvero molto molto forti, questi ragazzi cercano di dargli qualche attimo di tranquillità per quanto possa essere possibile. Tra l'altro mi sono arrivati dei video proprio questa mattina, perché queste veglie proseguono ogni settimana, perché appunto quella del 13 e 14 sarà caratterizzata da uno sciopero della fame, però più volte si sono già ritrovati davanti a questi mattatoi e sono strazianti le urla che si sentono di questi animali all'interno della struttura, sono una cosa allucinante. Quindi se forse davvero tutti i macelli dovessero avere le pareti di vetro, come si dice, penso che sicuramente cambierebbe molto la situazione. Ci sarebbe una riflessione in più su quello che accade lì dentro. Passiamo invece alla moda. Lo stilista Jean-Paul Gaultier si unisce e dice stop anche lui all'uso di pellicce sui suoi capi, molto importante. Un'altra buona notizia, e soprattutto è interessante che ogni mese ormai tra le buone notizie c'è
sembra esserci uno stilista che smette di vendere. Il 2018 è stato un anno molto importante, sì, per la moda e le pellicce. A partire da dicembre 2017 a oggi sono state un numero incredibile di stilisti di alta moda. Importanti, quindi non parliamo di, certo, marchi che comunque magari sono importanti, che comunque che diffusi. Che dettano la legge, però ecco, questi sulle sono passerelle. Quelli che finiscono sulle copertine di Vogue, delle riviste di moda, certo, sono quelli che decretano cosa andrà di moda o meno l'anno prossimo. E quindi avere anche Jean-Paul Gaultier dalla parte degli animali, e soprattutto con una dichiarazione fatta in diretta TV su, diciamo, uno dei canali più importanti in Francia, è significativo dei tempi che corrono. La moda, la pelliccia è veramente fuori moda ormai. Sicuramente notizia importantissima, però vogliamo dire ai nostri telespettatori che c'è anche in rete un appello che sta girando di fare molta molta attenzione, perché ormai su capi di abbigliamento, l'abbiamo già detto più volte, si trovano piccoli inserti, ma anche sulle scarpe, portafogli, piccoli accessori, si trovano questi inserti di pelliccia di cane o coniglio, e vengono un po' quasi lavorati per far sembrare queste pellicce finte. In realtà non è così. È molto importante leggere le etichette in generale, anche perché ci si... Primo perché è importantissimo, qualunque cosa sia cibo, bestiario, certo, sapere cosa stiamo acquistando. E secondo perché comunque si può scoprire se la pelliccia è vera o finta. Anche a, come dicevi, anche abbigliamento a prezzi non elevati può nascondere parti di pelliccia, perché ormai avere qualche centimetro quadrato di pelliccia di coniglio non costa tanto, quindi anche su un piumino da poche decine di euro si può trovare in realtà un colletto di pelliccia di coniglio. È importante leggere, anche perché non, al tatto ormai quelle finte e quelle vere si assomigliano sempre fatica, di più. La vero, cosa è positiva, perché quelle finte ormai hanno comunque raggiunto un ottimo livello, però livello, dall'altra è difficile riconoscerlo anche per chi vuole evitare la pelliccia vera. Ricordiamo in Italia com'è la situazione legata alle pellicce. Sicuramente quello che pensano gli italiani è chiarissimo, che sono totalmente, quasi tutti comunque contrari all'uso appunto di pellicce, o comunque all'allevamento di animali da pelliccia, perché in Italia si allevano ancora i bisoni. In Italia c'è ancora allevamento di visoni per le pellicce, non ci sono più allevamenti di volpi e cincilla, non per questioni legali, quindi non sono stati vietati, ma semplicemente hanno chiuso tutti, e ci sono ancora ogni anno dai 160.000 ai 180.000 animali uccisi per fare pellicce, che finiscono poi alle aste internazionali e vengono acquisite, queste pelli vengono acquisite poi da compratori e poi probabilmente ritornano qua per finire sui capi di qualche marchio. E è importante appunto, anche qua parlavamo prima della cartina dei circhi dove l'Italia mancava, anche qua sempre più paesi europei stanno vietando questo tipo di allevamento, l'Italia ancora sta latitando, e quindi noi continuiamo con questa campagna. Questo governo ci ha promesso di vietare questi allevamenti in fase elettorale. Ovviamente i primi mesi di governo, con tutte le problematiche che ci sono, sappiamo che non saranno, questa non è una priorità, però nel 2019 ci faremo sentire con una campagna molto importante, perché vogliamo veramente che sia l'anno decisivo e che gli allevamenti di visoni finiscano per sempre anche qua. Speriamo, speriamo nel 2019 che ci porti tante buone notizie. In California è stato votato lo stop all'uso di gabbie negli allevamenti intensivi. Un'altra notizia veramente interessante, perché durante le elezioni di medio termine degli Stati Uniti, di cui si è parlato tantissimo il mese scorso, non si è solamente parlato di repubblicani o democratici, in alcuni stati erano state proposte quelle che da noi possono essere considerati dei, appunto, dei referendum, e uno di questi in California era sull'utilizzo di gabbie o meno negli allevamenti intensivi. La maggior parte, la stragrande maggior parte dei californiani ha votato per l'abolizione delle gabbie, quindi mai più galline in gabbia, vitelli chiusi nelle gabbie e scrofe chiuse nelle gabbie. Questo è un passo avanti importante, ovviamente non è la fine dell'allevamento intensivo, come abbiamo visto anche negli allevamenti a terra ci sono varie problematiche, però è un messaggio e soprattutto un significato importante, perché vuol dire che culturalmente le persone comunque sono pronte a dire no al maltrattamento degli animali. Qui si tratta di un passaggio, ma speriamo piano piano di farne altri. Bisogna dire che anche parlando così semplicemente tutti i giorni con le persone che conosco, anche con le nuove persone che incontro, in tanti stanno iniziando a fare attenzione al prodotto che acquistano, seppur magari non decidono di fare la scelta di non mangiare carne, non mangiare pesce, non utilizzare uova, stanno cercando di
ridurre sicuramente il consumo giornaliero e settimanale addirittura, ma anche cercano determinati tipi di alimenti, quindi di animali allevati in un determinato modo. È comunque un passaggio culturale che sta avvenendo in questi anni. Prima non ci si domandava nemmeno cosa ci fosse dietro. Vero. A una bistecca, un uovo, un bicchiere di latte. Adesso diciamo il consumatore è più attento, ma anche per questioni di salute è più attento, infatti c'è stata l'attenzione verso il bio, eccetera. E poi negli ultimi anni la discussione sugli allevamenti intensivi, anche grazie alle nostre indagini, al report fatti sui principali canali televisivi, insomma, comunque hanno fatto vedere una realtà di sofferenza sconosciuta che prima non era diciamo visibile dalla maggior parte degli italiani, e sicuramente si sta aprendo un dibattito anche nella testa delle persone. Si sta muovendo qualcosa. Poi secondo me quello che veramente porterà un cambiamento e sta già portando un cambiamento non sono tanto i vegani e i vegetariani, che sono quelli che hanno fatto la scelta magari più importante, più decisa, ma quanto milioni di italiani che dimezzano il consumo di prodotti animali. Pensiamo, se 60 milioni di italiani dimezzassero il consumo di carne, avremmo tolto metà degli allevamenti da un giorno all'altro. E quindi questo potrebbe essere un passaggio anche facile e fattibile da chiunque. Abbiamo fatto una carrellata di immagini in conclusione, immagini tratte dalle vostre investigazioni, ovviamente dai polli, pulcini, maiali, galline ovaiole, mucche, insomma, pesci. Ne abbiamo parlato nella prima parte, pochi animali riescono a scappare dalla cattiveria umana. Veramente a questo punto siamo arrivati a follia, le immagini lo documentano, non sono semplici maltrattamenti, ma purtroppo nella maggior parte degli allevamenti è la quotidianità, la normalità. Vediamo queste galline in queste gabbie microscopiche stipulate, non riescono neanche a aprire le ali, insomma, dove guardi purtroppo vedi crudeltà. Quello che ci auspichiamo noi ovviamente è che, come stavamo dicendo, la gente possa diventare sempre più critica, sempre più consapevole di quello che mette sulle proprie tavole e magari ridurre per poi dirottare la propria alimentazione verso un'alimentazione vegetale, quindi un'alimentazione che non comporti la sofferenza di nessun essere vivente. Ci avviciniamo al Natale, Claudio, magari facciamoci un augurio che sulle tavole degli italiani ci sia meno sangue e più amore. Sì, sicuramente le feste sono un momento di festa, e quello che vorrei che fosse un momento di festa anche per gli animali. Purtroppo è un momento dove aumenta il consumo di carne, perché si associa erroneamente la festività, l'opulenza, all'avere carne e prodotti animali sulla tavola. In realtà si può festeggiare in maniera egregia, salutare e gustosa anche senza prodotti animali, senza carne sul piatto, e questo lo testimoniano chef stellati, e non siamo solo noi a dirlo, quindi la speranza è quella di una festività quest'anno dove vengano uccisi meno animali del solito. Tra l'altro gli agnelli, che solitamente li accostiamo al discorso pasquale, il sacrificio degli agnelli, in realtà tantissimi agnelli vengono sacrificati anche per Natale, e se ne parla veramente molto molto poco. È il secondo momento di picco di consumo di carne d'agnello in Italia, e quindi è una tradizione che anche lì va spezzata. È ora di fare un cambiamento, possiamo farlo, e iniziare a ripensare la propria alimentazione, le proprie scelte, anche un passo alla volta, ma si può fare. Assolutamente. Adesso ci lasciamo per qualche momento di pubblicità, ma rimanete con noi per la terza parte di Green Box Animali. Ci dedicheremo a un servizio veramente molto molto particolare. Parleremo di tatuaggi. Vi chiederete come mai tatuaggi a Green Box. Lo capirete appena dopo la pubblicità. Abbiamo parlato di Natale appena prima della pubblicità. Il 16 dicembre a Milano avete organizzato una bellissima iniziativa, il Merry Cruelty Free Christmas. È un market cruelty free, appunto, tutti i prodotti assolutamente senza crueltà sugli animali, senza prodotti di origine animali, e dove si può venire a trovare il regalo
noi pensiamo il regalo perfetto, appunto, che faccia del bene agli animali, fa del bene perché sostiene o la nostra associazione o enti o aziende comunque cruelty free, e che è appunto un buon pensiero bello per chi, le persone a cui vogliamo bene. Quindi il 16 dicembre a Milano in zona Navigli, quindi diciamo in pieno centro, ci sarà uno spazio con non solamente questo market, ma ci saranno dolci, tisane, caldarroste, diciamo una giornata positiva e bella dove trovarsi, stare insieme e cercare di fare anche del bene. Claudio, siamo in conclusione, io ti ringrazio sempre per la tua presenza, ringrazio tutti voi dell'associazione e chiunque si batta per i diritti animali. Ricordo qui con me in studio Claudio Puomo, responsabile delle campagne di Essere Animali. Ricordiamo che è possibile aiutare anche soprattutto sotto Natale questa associazione, l'abbiamo detto, o acquistando il panettone vegano oppure acquistando i loro gadget, che è possibile trovarli sul sito. Ovviamente tutte queste donazioni verranno fatte a beneficio di loro, di questi ragazzi che si battono, documentano ogni giorno quello che accade negli allevamenti intensivi. Io ti ringrazio Claudio, ti faccio grazie tanti auguri di Buon Natale, li facciamo anche ai nostri telespettatori. Noi ci lasciamo qui in studio, ma vi invitiamo a rimanere qui al Green Box, perché conosciamo veramente una realtà molto molto interessante, questo centro di tatuaggi a Parma, Rosso Tattoo, che ovviamente utilizza soltanto prodotti di origine vegetale. Benvenuti in questo spazio speciale dedicato ad un argomento particolare. Parleremo infatti di tatuaggi vegani. Ebbene sì, vicino a Parma c'è uno studio che effettua tatuaggi veg, ossia non usa nessun tipo di prodotto di derivazione animale. Andiamo a conoscerlo insieme. Buongiorno, ciao. Grazie per l'accoglienza, ci troviamo dunque all'interno di Rosso Tattoo e andiamo a conoscere naturalmente quelli che sono i protagonisti e i creatori, se vogliamo, di questa attività molto molto speciale. Lui, cominciamo dal padrone di casa, da colui che dà il nome anche, giusto? Sì, è proprio il mio soprannome, il nome dello studio. Capiamo perché, vediamo il colore. I capelli, certo. Quindi rosso deriva proprio da quello, ma il tuo nome vero è un altro. No, mi chiamo Marco, il mio nome è Marco, sì, è il nome dello studio, è il mio soprannome, che ormai da anni mi porto e ho deciso di darlo al mio studio, insomma. Che parte da una passione artistica, possiamo dire così? Sì, parte da una passione artistica che poi con il tempo si è andata a sviluppare e ho cominciato pian piano a fare i primi passi all'interno di questo mondo, per poi nel 2007 decidere di aprire la mia attività e ora siamo qui. Quindi il disegno è un po' quello che c'è alla base? Sì, diciamo che il disegno è una parte di quello che c'è alla base di tutto il mio percorso, insomma, sì. Qual è la tua ricerca, quindi? Vengo da un ambiente dove suonavo, per cui ero circondato da persone che erano tatuate e la mia passione è iniziata più che altro da quello, dalle persone che vedevo in questo ambiente, dei tatuaggi, dal fascino che avevano su di me questi tatuaggi, insomma. Durante questo percorso avete fatto comunque anche come studio una scelta, che è quella di utilizzare solo determinati tipi di prodotti, che sappiamo che per fare tatuaggi ci vogliono colori e quant'altro. Sì, all'incirca 3 anni fa siamo diventati vegan ok, siamo diventati uno studio certificato vegan ok, ma già da prima è cominciata la nostra ricerca sui vari prodotti che possono essere i colori, che possono essere le varie carte ittografiche e quant'altro che si usa all'interno di ogni attività di tatuatore.
Facendo questa ricerca poi siamo arrivati 3 anni fa al compimento di avere la certificazione Vegan OK e di avere tutto quello che usiamo all'interno del nostro studio che sia eticamente giusto verso gli animali. Una vera e propria scelta questa che esclude qualsiasi qualsiasi prodotto di derivazione animale all'interno della vostra attività, è una scelta anche personale quindi? È una scelta personale, sì, io è una scelta che ho preso quando avevo 17 anni, ora ne ho 39, per cui sono un po' di anni e ho deciso poi, parlando anche con la mia compagna, di portare questa cosa nell'ambito lavorativo. Mi sembrava giusto che oltre che nella mia vita privata questa cosa si ritrovasse anche nel mio lavoro. Quindi è una realtà, se vogliamo, anche particolare, comunque che vi caratterizza. Certo, è una realtà che ci caratterizza, a cui noi teniamo molto, partecipando anche come in questi anni a delle fiere qui a Parma, appunto dedicate all'antispecismo e alla vita vegana, chiamiamola così, e abbiamo cercato di portarla avanti, insomma, questa nostra ideologia. Quindi tutti coloro che lavorano all'interno di questa che è l'attività del tatuaggio utilizzano prodotti rigorosamente veg. Sì, quando uno entra nella nostra attività sa che noi useremo solo questi prodotti qua, che un nostro cliente sia o non sia vegano o vegetariano saprà che i nostri prodotti che usiamo sulla sua pelle sono comunque non testati su animali, né contengono niente di animale. C'è sempre più attenzione al giorno d'oggi a queste problematiche, a queste tematiche, diciamo così, legate alla sofferenza degli animali in varie forme. Certo, certo, e appunto che in questi anni l'ideologia vegana è andata crescendo, noi abbiamo deciso che era giunto il momento anche per il nostro studio di prendere una determinata strada. Abbiamo visto che comunque in commercio ci sono tantissimi prodotti, sono aumentati a dismisura questi prodotti, abbiamo deciso di cominciare a fare una scelta e di dedicarci a questa idea anche con lo studio. Si possono trovare anche in Italia o bisogna, come per tante altre cose, andare all'estero? Sfortunatamente per molte cose bisogna andare all'estero. In Italia questa cosa non è ancora completamente nelle nostre corde, diciamo, però ci stiamo muovendo bene, insomma, abbiamo possibilità di miglioramento. Ora dunque andiamo a conoscere la tua compagna, l'abbiamo citata, ben trovata. Grazie, io sono Arianna, sono la shop manager dello studio, sono la prima persona che i clienti incontrano quando entrano qua e ovviamente li avviso della nostra scelta vegan se non sono già informati. Una scelta quindi che tutti devono conoscere nel momento in cui arrivano. Sì, ci farebbe molto piacere, ovviamente noi abbiamo un po' tempestato di adesivi e di avvisi il nostro studio appunto per chiaramente definirci, insomma. Ci sono diverse persone? Certo, siamo in 3 tatuatori, insieme a me ci sono Zando e Greta, ognuno di noi ha uno stile diverso e lo stile in verità che predilige e ora li andremo a vedere. Andiamo subito a conoscerli, soprattutto a vederli all'opera e naturalmente ci dovremo spostare in altri ambienti, in altre stanze dello studio. Andiamo! Siamo dunque entrati in una delle stanze, sono in corso i preparativi, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che ora sta imbustando le macchinette, ha preparato i colori e comincia a preparare la postazione dove preparare il tatuaggio, insomma, dove farà il tatuaggio. Qui come possiamo vedere una carrellata magari di colori che sono tutti logicamente certificati Vegan OK, la crema,
e le varie cose che usiamo durante la preparazione del tatuaggio, insomma. Ecco, in particolare i colori, dicevamo, sono certificati vegan, ok? Quindi non hanno niente di derivazione. Non hanno niente di derivazione animale, non sono neanche testati su animali. Abbiamo fatto una ricerca per questi colori e dobbiamo dire che non ne risente neanche la qualità, nel senso, anzi, la qualità del tatuaggio è molto alta e la resa del colore a fine del tatuaggio, insomma, risulta molto buona. E non ci sono problemi nemmeno per quanto riguarda la pelle, poi? Assolutamente, assolutamente no. Abbiamo negli anni si è raggiunto una qualità del colore, nel colore, che davvero siamo ad un livello altissimo. Siamo ad un livello altissimo, davvero. Questo è un preparativo che precede altre fasi, quindi poi cosa succede? Una volta preparati i colori? Una volta preparati i colori verrà preparata la pelle del cliente, diciamo, verrà fatto lo stencil sopra la pelle del cliente e dopo da lì si comincerà il tatuaggio, insomma, dopo da lì il divertimento. Per chi non ha familiarità con certi termini, lo stencil? Lo stencil sarebbe la preparazione del tatuaggio su pelle, sarebbe la prima parte, verrà attaccato, verrà messo sopra la base di quello che sarà il disegno del tatuaggio. Quindi viene fatto un disegno sul computer, si usano mai mezzi tecnologici? Sì. O ancora a mano a volte? A volte ancora a mano, magari molto spesso viene fatto con il computer, però buona parte del tatuaggio viene fatta anche freehand con i pennarelli a mano libera sulla pelle, insomma. Quindi si dà sempre sfogo alla creatività, certo. Che c'è un po' alla base. Certo, certo, la creatività è sempre in prima linea qua. Quindi adesso aspettiamo la persona che verrà a farsi tatuare e poi vediamo tutti gli altri passaggi. Certo. Quindi Red, adesso passiamo alla fase operativa vera e propria? Sì, ora sta cominciando la fase del ritocco del tatuaggio, c'erano delle piccole imperfezioni e allora ora sta aggiustando queste parti, insomma. Ecco, vediamo che è una figura femminile quella che ha ritratta, poi chiederemo anche a lui il significato. Certo, certo, sta facendo un volto di donna a colori, sta facendo questi piccoli ritocchi, insomma, dopo sentiremo qual è il significato di questa cosa. Adesso quindi cerchiamo di avvicinarci per cercare di capire cosa c'è alla base di questa scelta, perché immagino che siano più diverse le forme, comunque i disegni che vengono fatti. Sì, guarda, fortunatamente con il tatuaggio al giorno d'oggi si può esprimere ogni propria idea, per cui anche lui penso che abbia un bel significato alla base del suo tatuaggio. Lo sentiamo direttamente da lui, ti chiami? Mi chiamo Matteo, e questo tatuaggio ritrae il volto di una donna e dall'altra parte un teschio che è una sorta di mostro e in mezzo c'è una scritta che in inglese tradotta vuol dire dipende da te, semplicemente, come puoi vedere in mezzo c'è un omino che protende verso la donna, semplicemente quello che sta a rappresentare che penso che nella vita sia tutta una tua scelta, se vuoi andare dalla parte brutta o dalla parte bella dipende da te e lui mi ha aiutato a figurarla così. Ti ha aiutato anche nella scelta quindi della composizione, ma quello che caratterizza questi tipi di tatuaggi è il fatto che siano comunque tutti veg. Per te è una scelta? Onestamente io non sono vegano, però sapere che per un prodotto non sono stati usati degli animali è una cosa che ovviamente mi fa molto piacere, perché è una cosa buona, insomma. Questo quanto tempo fa l'hai fatto e quanto ci è voluto? L'avevo fatto ad aprile, quindi sono ormai saranno 8 mesi e sono state 3 sedute da 8 ore, quindi 24 in totale.
Ma la superficie infatti utilizzata è anche ampia, quindi ci vuole... Sì, ed è molto dettagliato comunque, quindi prende molto più tempo di un tatuaggio normale, penso. Ne hai anche altri? Sì, ne ho anche altri. Gli altri sono piccolini, è solo questo qua che è grosso grosso e li ho sempre fatti da piccolino da amici. Adesso lasciamo continuare il lavoro, noi ci spostiamo. Ora dunque andiamo a vedere la realizzazione di un tatuaggio in tutte le sue fasi, quindi partendo proprio da zero e quindi cominciando dal disegno. Certo, noi ci siamo legati un po' più alla parte tecnologica adesso del disegno. In questi ultimi anni abbiamo abbandonato un po' la matita per legarci un pochino più al computer, anche se la matita non si abbandona mai, insomma. Ora vedremo lo stampino fatto dalla nostra collaboratrice Greta e andiamo al computer. Ci avviciniamo alla sua postazione. Ecco, siamo da Greta, dunque cosa stai facendo? Ho messo il disegno su Photoshop e adesso preparo lo stampino per poi andarlo a stampare sulla nostra carta ittografica. Lo stencil è pronto, lo andiamo a ritagliare, appunto già della dimensione adatta e poi è pronto per essere appunto posizionato sul corpo. Togliamo tutta la parte superflua della carta, sì, quindi andiamo a rifilare un pochino per togliere la carta in eccesso in modo che non ci dia troppo fastidio durante l'operazione di stampa, di trasferimento. Poi è solito farci anche dei piccoli tagliettini laterali in modo che la carta si vada ad adattare, vero, al corpo. Ad adattare meglio al corpo. Anche perché a seconda delle posizioni, vero? Esatto, sì. Sì. In modo che appunto per farlo aderire meglio. Dopo aver visto dunque tutta la preparazione anche al computer del disegno e la stampa, ora affrontiamo un altro passaggio. Ora c'è l'applicazione dello stencil, vediamo che la nostra Greta ha preparato prima la pelle e poi ora sta mettendo lo stencil nella posizione più giusta e perfetta, seguendo le linee del nostro corpo, e se lo segna con un pennarello. Poi applicherà un piccolo strato di un liquido che serve per far la pelle? Certo, per far sì che lo stencil rimanga sulla pelle. Questo è aderente praticamente, che sì, non si sposti. È un liquido anch'esso vegan, certificato. Lo ricordiamo spesso perché questa è la vostra caratteristica, di utilizzare tutti i prodotti veg. Certo, siamo uno studio certificato vegan, ok, e tutto quello che noi usiamo all'interno del nostro studio non è né testato né all'interno a cose di derivazione animale. Ecco, adesso viene posizionato. Certo, viene messo nella parte più giusta del corpo della cliente, per far sì che segua le linee del corpo e sia posizionato nella maniera migliore. Anche perché alla base c'è la richiesta di un punto ben preciso. Certo. Cioè, solitamente il tatuaggio ha una richiesta di una posizione, insomma, dopo sta al tatuatore metterlo nel posto, insomma, più consono e solitamente si cerca sempre di seguire al meglio le linee del corpo per esaltarle. Ecco, questo è il primo passaggio quindi per quanto riguarda un tatuaggio fatto da zero. Sì.
Questo è il primo step, che si chiama appunto stencil, e da qui aspetteremo qualche minuto perché asciughi e potrà cominciare l'esecuzione del tatuaggio. Ecco, dopo aver posizionato ed effettuato l'altro passaggio, che consiste nell'aver messo lo stencil applicato proprio sul punto della persona che desidera il tatuaggio, si passa a quale altra fase? Alla parte più bella, cioè al tatuaggio vero e proprio. Ora comincerà tatuando la ragazza. Solitamente si comincia magari dai colori più scuri, o almeno dando la base con il nero, e poi andando pian piano verso i colori più chiari. Qui ci sono delle linee, quindi che tipo di ago si userà? Ma guarda, se ne useranno svariati, sicuramente si userà un ago da linea e un paio di aghi da riempimento per andare a fare le campiture delle parti un po' più grandi. Quindi che saranno un po' più piatti? Sì, solitamente si usano per fare i riempimenti, si usano degli aghi che si chiamano magnum, che sono due file di aghi sovrapposte, e riescono a fare una parte un po' più grande di tatuaggio, insomma. Qui cosa stendiamo sulla pelle? Qui stiamo stendendo la crema al cocco che noi usiamo, è una crema vegan che aiuta a far sì che la pelle non si arrossi troppo durante l'esecuzione del tatuaggio e ci rende molto più fluida la lavorazione della pelle. Ecco, Greta è pronta. E diamo il via alle danze, insomma. Greta dunque ha cominciato a lavorare e ora andiamo a sentire naturalmente dalla parte del cliente cosa si sente. Ma Greta è molto brava, è molto delicata, quindi in realtà è una sofferenza relativa e molto sopportabile. Quindi non è il primo? No. È il sesto in realtà tatuaggio che ho, ma veramente è molto, nonostante la parte non sia proprio non dolorosa, lei è molto brava. Come ti chiami? Io sono Monica. Ecco, Monica, questo non è il tuo primo tatuaggio, abbiamo sentito, però questo ha una forma particolare. Sì, ho richiesto un tatuaggio astratto, anche perché il significato che volevo dargli era il viaggio, infatti incomincia in un posto e termina in un altro, e lo volevo appunto colorato e proprio che rappresentasse il viaggio in tutto e per tutto. Quindi conosci già da tempo i ragazzi, sai che loro hanno questa filosofia e quindi tutti i loro prodotti sono vegan, quindi non hanno nulla che abbia derivazione animale. Esatto, sì, era una cosa che già sapevo e sicuramente è una cosa molto molto apprezzabile. Ecco, adesso siamo passati anche all'applicazione del primo colore e ci vorrà quindi un po' di tempo. Sì, sicuramente qualche ora ci vorrà per realizzarlo, anche perché ha moltissimi colori e molte sfumature di colore che ho richiesto e quindi sicuramente sarà un po' più impegnativo e un po' più lungo. Grazie, dunque vi lasciamo continuare il lavoro. We'll be right back.
Greta Monica, vi interrompiamo solamente un attimo per sapere come sta andando, come procede il lavoro. Sì, qua si sta andando avanti, ovviamente il tatuaggio richiede una tempistica abbastanza lunga e quindi si procede a rilento, ma si procede, insomma. E ho fissato la prima parte di stencil, adesso sto andando a fare il riempimento nero qua, piccoli pezzettini, poco alla volta, e così. Come va Monica? Benissimo, benissimo, si procede bene, non sto assolutamente soffrendo, anzi mi sto quasi rilassando, quindi molto bene. Grazie e buona continuazione. Abbiamo dunque assistito al ritocco, siamo arrivati alla fine? Sì, siamo alle battute finali. Quindi do una pulita e poi gli faccio controllare come è venuto il lavoro e lo lascio andare a casa. Quindi siamo davvero ormai in conclusione. Andiamo dunque a disinfettare, a pulire. Benissimo, grazie dunque ragazzi per la vostra disponibilità, grazie davvero e complimenti. Abbiamo dunque visto la realizzazione di un ritocco, di un tatuaggio, e abbiamo anche assistito all'inizio, al lavoro che c'è dietro, alla preparazione, quindi all'inizio della realizzazione di un tatuaggio. Ringraziamo i ragazzi per averci ospitato. Grazie a voi per averci dato questa possibilità di far vedere il nostro studio, di far vedere quello che noi facciamo e le nostre idee. Grazie davvero dunque per l'ospitalità e per averci mostrato anche qualche piccolo segreto della vostra attività. Grazie a tutti i protagonisti di questo spazio e naturalmente grazie a voi per averci seguito. Arrivederci!